Ciao a tutti e benvenuti su Simplina Biki. Prima di iniziare il video voglio ringraziarvi ancora una volta. So che l'ho già fatto sia sul mio sito e anche via Twitter, via Facebook, eccetera, ma ci tenevo anche a farlo qui su YouTube perché moltissimi fra voi mi seguono solamente qui. Grazie a tutte per i messaggi, le mail che mi avete mandato, perché veramente comunque mi hanno aiutato ed è un periodo, come potete immaginare, abbastanza difficile, quindi qualsiasi parola di conforto, qualsiasi forma di affetto, oltre a essere molto gradita, è anche di aiuto. Quindi veramente grazie. Grazie tantissimo. In realtà questo che voglio girare oggi è il video sui prodotti preferiti del mese di luglio. Era veramente diversi mesi che non facevo un video sui prodotti preferiti per mancanza di tempo e per la situazione, come potete immaginare, e quindi ho pensato che questo potesse essere non solo il video più facile per me da girare, ma anche magari quello che vedete da meno tempo. Quindi inizio subito come al solito. Il primo prodotto è un prodotto che riguarda la cura della pelle. È un nuovo detergente che ho trovato per il viso. Vi avevo parlato infatti un po' di tempo fa di un altro detergente che avevo acquistato in alternativa al SensiBio di Bioderma, che sapete che io uso per struccarmi tutte le sere. In realtà amo tantissimo i prodotti a risciacquo, quindi più che il latte detergente, i tonici eccetera, io prediligo le formule a risciacquo o in alternativa appunto, come vi dicevo, il SensiBio. E un prodotto che ho scoperto, diciamo, negli ultimi 2 mesi che mi piace veramente molto è questo di Erborian. Erborian è un marchio che trovate in vendita da Sephora ed è in realtà un BB cleanser. Ha la particolarità di essere un prodotto in mousse, quindi quando voi premete l'erogatore esce una sorta di schiuma, come se fosse una schiuma da barba, da rasatura, in realtà molto più leggera, molto più soffice, che è perfetta per lavare via perfettamente il viso e che potete utilizzare in combinata anche con altri apparecchi, come ad esempio per chi ce l'ha come me il Clarisonic, piuttosto che il Visapure. Anzi, vi farò vedere una recensione nei prossimi video se la volete, sia sul Clarisonic nuovo con tutte le informazioni, ma anche sul Visapur perché me l'hanno mandato da provare a recensire, quindi volevo farmi sapere anche cosa ne penso sia sull'apparecchio e magari fare un breve paragone fra i due per chi fosse interessato ad acquistare uno o l'altro. Questo è un detergente che mi piace molto, ha l'unico difetto rispetto al detergente di Clinique del 3 Step che sapete che io uso di solito su base anche quella diciamo regolare, tendo a ricomperarlo nel tempo. L'unico difetto che ha, se vogliamo, è che in vicinanza degli occhi, soprattutto se voi li aprite mentre lavate il viso per controllarvi, tende a bruciare leggermente. Soprattutto se avete degli occhi sensibili, vi consiglio di non utilizzarlo nella zona del contorno occhi. È però perfetto anche per questa stagione perché ovviamente è stato formulato, il nome lo dice, BB Cleanser per rimuovere al meglio anche le formule un po' più corpose e un po' più ricche, quindi un po' più grasse se vogliamo, dei fondotinta fluidi e in particolare delle BB cream. Quindi ve lo consiglio soprattutto se amate questo genere di prodotti perché li rimuove veramente molto molto bene. Il secondo prodotto questo mese in classifica invece è una combinata in realtà. Ringrazio anche tutti quelli che fra voi mi hanno fatto i complimenti per la mia pelle. Ovviamente mi avete tirato ancora più su il morale. In effetti la mia pelle è migliorata veramente tantissimo. Un po' grazie alla skincare che ho adottato ormai dai 6-7 mesi a questa parte, di cui mi scuso, lo so, vi devo ancora fare il video, e un po', anche per questo prodotto che sto usando negli ultimi 2 o 3 mesi, da quando è uscito praticamente quasi tutti i giorni. Questa è già la seconda confezione che ricompero e la. Sì, credo la seconda anche della parte occhi ed è la nuova BB Cream Hydra Life di Dior. A differenza di quella che è uscita lo scorso anno, la colorazione adesso è presente in diverse nuance. In particolare io uso la 01 Beige Lumiere ed è quella che mi avete visto utilizzare anche nel tutorial del trucco di corsa, nel get ready del trucco di corsa che ho pubblicato da pochissimo. Mi piace tantissimo, innanzitutto ha un erogatore, l'unica pecca è che il mio tappo si è rotto e quindi fuoriesce un po' il prodotto, si sporca tutto. È un prodotto molto facile da stendere, ben fluido. Io consiglio di applicarlo con un pennello piatto di quelli un po' densi perché riuscite a controllare molto bene le zone su cui volete maggiore copertura, però è facile a tal punto che potete tranquillamente ovviamente stenderlo anche con le mani. E ha la particolarità di essere parte della linea Hydra Life, quindi all'interno ha gli stessi ingredienti, gli stessi attivi trattanti per la pelle della linea anche di skincare. Quindi è un prodotto che mentre vi truccate si prende cura della vostra pelle e a distanza di tempo, con costanza e regolarità, i risultati si vedono, perché soprattutto sulla parte di uniformità della pelle, quindi i rossori,
piuttosto che la grana e la compattezza della pelle, migliorano veramente tanto, quindi oltre a dare un risultato estetico immediato è anche trattante sul lungo periodo. La stessa cosa vale per il prodotto occhi, si chiama sempre Hydra Life, questo in particolare si chiama BB Eye Cream, è in un'unica colorazione e ha la forma, diciamo, l'applicatore è come se fosse quello di un correttore. Lo picchiettate sugli occhi, anche qua lo vedete in azione nell'ultimo video che ho fatto, e serve veramente tantissimo a defaticare gli occhi, a sgonfiarli e a dare anche un risultato però estetico immediato di schiaritura della pelle e quindi uno sguardo più riposato, ma nello stesso tempo anche trattato, che male mai non fa. Terzo prodotto in classifica invece è uno spray che ho usato tutti i giorni, ormai credo da 2 mesi a questa parte. Ogni volta che mi truccavo lo spruzzavo, lo vaporizzavo al di sopra del fondotinta o della BB cream in questo caso, e prima della cipria, ed è il Fix Makeup di Clarence. Ve lo consiglio non solo se avete la pelle che tende a lucidarsi come nel mio caso, io sapete che ho una zona T abbastanza oleosa e con il caldo ovviamente questo problema tende a peggiorare, ma in generale anche se volete fissare il trucco per tutta la giornata. Questo è un prodotto ottimo, ma leggerissimo, non si sente sul viso, non tira la pelle, e io ve lo consiglio addirittura molto di più rispetto al Fix Plus di MAC, che come vedete possiedo anche io ma che ho abbandonato, quindi non sto utilizzando, perché questo è un prodotto, innanzitutto mi dà una sensazione molto più di freschezza, quindi quello mi sembra invece più proprio un fissativo, mi dà l'idea di avere quasi spruzzato una lacca sul viso e quindi mi piace un po' di meno la sensazione sulla pelle, e poi è molto più delicato con un effetto però di tenuta fantastico al di sopra, quindi mi piace veramente tantissimo, e oltre a fissare, come vi dicevo, anche un effetto rinfrescante, quindi se volete potete portarlo con voi nella borsa di tutti i giorni a metà giornata, spruzzarlo, vaporizzarlo sul viso per rinfrescarlo e poi ripassare, stendere un velo di cipria per riavere di nuovo la base viso perfetta per tutto il resto della giornata. Un altro prodotto che sempre è un po' un'azione fissativa, che ho usato tantissimo, ho riscoperto perché ce l'ho ormai credo da quasi 2 anni, ma avevo un po' abbandonato e in maniera sciocca, perché utilizzandolo in questi 2 mesi, credo che sia una delle ciprie a effetto mascheratura dei pori e quindi effetto HD migliore che ho, ed è il Too Faced Primed and Poreless. È fatto in questo modo. È una cipria veramente impalpabile, quindi non si vedono assolutamente i granuli che la compongono, ha una consistenza finissima, e quello che mi piace però è che, a differenza ad esempio della cipria di Makeup Forever, che ha un residuo molto biancastro, soprattutto se la stendete in eccesso o se usate un pennello sbagliato può lasciare questo alone biancastro sulla pelle quasi polveroso, questa non lo fa, e in più, come vi dicevo, ha un effetto mattificante e uniformante della grana della pelle, non del colore ma della grana della pelle, quindi questo effetto come lisciante sul viso, ottimo. E il prodotto per le unghie in questione è questa base unghie di Essie, o Essie alla francese, ed è la base B-Map. Perché mi piace particolarmente? Allora, innanzitutto è una base per unghie che ha un grandissimo effetto di adesione, quindi permette allo smalto steso al di sopra di aderire veramente molto bene all'unghia, non sfalda le unghie. A me molte basi trasparenti stese sulle unghie accentuano il problema delle unghie sfaldate, mentre con questo non mi succede, e il motivo però per cui lo adoro è che è anche utilizzato dopo colori come il fucsia, il rosso, l'arancio, che in questa stagione sto utilizzando veramente tantissimo, toglie quell'alone giallastro sull'unghia e regala questo aspetto sbiancato, rosato, molto sano, molto fresco all'unghia stessa, quasi come se aveste applicato un gel di una manicure francese, quindi veramente molto bello e ve lo consiglio assolutamente. Passiamo invece a un prodotto un po' particolare che c'è questo mese. Come sapete, appunto, vi dicevo, è stato un periodo un po' difficile e dormire non è stato purtroppo sempre semplice. La testa purtroppo non si riesce a spegnere, anche quando vorremmo rilassarci non sempre è possibile. Un prodotto che mi ha aiutato tanto, naturale, e che mi piace tantissimo sia come profumazione che come gestuelle, è questo dell'Occitane. Ve ne avevo già parlato in passato e ve lo consiglio tantissimo perché è veramente ottimo sia per rinfrescare e profumare i cuscini, la camera, il vostro letto quando andate a dormire, ma anche perché la lavanda contenuta all'interno e gli oli essenziali contenuti all'interno hanno un potere rilassante, quindi aiutano effettivamente molto a distendersi e a favorire, diciamo,
abbiamo un sonno profondo e tranquillo, quindi buonissimo come profumazione, ma anche un ottimo prodotto come azione. Per i capelli, invece, questo mese me l'hanno inviato in realtà la prima volta e l'ho ricomperato già 2 volte perché lo adoro. Ho anche twittato di questo prodotto, è buonissimo, costa pochissimo, trovato al supermercato e quindi secondo me da questo punto di vista è imbattibile perché ha un prezzo ottimo ed ha un'azione e un profumo meravigliosi. È Garnier Ultra Dolce, olio argan e camelia. È ottimo, allora secondo me avete i capelli che sono un po' secchi, un po' sfibrati, che hanno bisogno di un'azione che tenda quasi a rinvigorirli, ad ammorbidirli, a lasciarli quindi lucidi, più morbidi, eccetera. Vi consiglio questo shampoo e soprattutto se amate i profumi un po' dolci, biscottati, quasi di miele e vaniglia, perché il profumo è più o meno quello ed è buonissimo. Lascia il capello anche dopo che l'avete sciacquato con una sensazione comunque di nutrimento, quindi è un prodotto che non consiglio invece a chi ha tantissimo i capelli grassi o che tendono a sporcarsi molto molto facilmente, perché è un prodotto ovviamente che va a nutrire il capello, va a rivestirlo e quindi ovviamente in un certo senso sentite la consistenza dello shampoo, però invece lo consiglio a chi ha i capelli normali o sciupati come i miei perché è fantastico. Di questa linea sto utilizzando, adesso che purtroppo ho lasciato in bagno, mi sono ricordata dopo che avevo già acceso la telecamera, la maschera e il balsamo sono buonissimi. Tra l'altro i capelli profumano fino a 2-3 giorni dopo anche dello stesso profumo, meraviglioso. È iniziato ormai il caldo, non so nelle altre parti d'Italia o dove siate a guardare il video come sia la temperatura. Qua a Milano c'è un'afa terribile, un caldo pazzesco e anche adesso che sto filmando, che ho spento l'aria condizionata per non sentire il rumore nella telecamera, sto sudando, quindi una delle cose che mi fa soffrire di più con questo caldo non è tanto il sudore o le vampate di calore, sono le gambe, perché stando in piedi tutto il giorno, a fine giornata, ho le gambe veramente stanche, con la circolazione che ha bisogno, diciamo, di essere un po' riattivata e i piedi veramente affaticati, gonfi, eccetera. Quindi ho cercato a lungo un prodotto che fosse effettivamente utile in questo senso, sia per riattivare la circolazione, ma che per dare anche un effetto rinfrescante e per defaticare le gambe, e vi consiglio assolutamente, se avete occasione, questo di Podovis, è Active Power Gel Antifatica. C'è scritto che è ideale anche per chi fa palestra e per piscina, confesso di non averlo utilizzato né in palestra né in piscina, ma almeno 2 o 3 volte alla settimana cerco di fare un massaggio con questo gel che è ottimo, ha una consistenza proprio gelatinosa, molto facile da stendere, va massaggiato leggermente e va fatto dal basso, quindi dai piedi verso l'alto, e questo non solo rinfrescherà tantissimo la pelle, quindi le gambe, dandovi subito questa sensazione di sollievo da una giornata molto calda o faticosa, ma soprattutto aiuterà a riattivare la circolazione. Sempre per il corpo, ovviamente l'estate, col fatto che lo scopriamo, i prodotti corpo sono quelli che probabilmente anche tutte voi usate per la maggiore. Un prodotto che mi piace tantissimo e che ho voluto provare perché vi avevo parlato dello scrub della stessa linea, che mi piace da impazzire, lo ritroverete anche nei prodotti terminati perché ho già finito la confezione che vi avevo mostrato e che ho già riacquistato in farmacia. Della stessa linea ho voluto provare il bagno schiuma, è di Lierac ed è il gel doccia Sensoriel ai 3 fiori bianchi. È buonissimo come bagno schiuma, ok? Non è che abbia qualche azione diversa o particolare sulla pelle. C'è da dire che di positivo ha che non tira la pelle, non la secca, ma ormai da questo punto di vista ci sono veramente tanti bagno schiuma che hanno più o meno le stesse caratteristiche. Quello che lo differenzia, secondo me, è l'aroma, la fragranza, ha un profumo buonissimo, molto delicato, estremamente femminile ed elegante, quindi è, se vogliamo, sottile al punto tale da non disturbare ed essere elegante, ma è comunque un profumo che si avverte decisamente. E per chi ama le profumazioni e i fiori bianchi, per capirci come fiori, ad esempio il gelsomino, questo è buonissimo, meraviglioso, e vi consiglio assolutamente la combinazione tra l'altro bagno schiuma e scrub, perché lascia la pelle morbidissima e anche ben idratata, quindi ottimo. Come profumo, in realtà questo mese io ho utilizzato, credo, solo 2 profumi, uno veramente da 2 mesi a questa parte, l'altro l'ho scoperto nelle ultime 2 settimane
Adesso ve lo faccio vedere grazie ad un evento. Il primo che ho utilizzato tantissimo è questo di Ellie Saab. Questa qua in particolare è la confezione da viaggio che, come sapete, io sono un po' fanatica di tutte quelle che sono le confezioni strane o da viaggio, da borsetta, eccetera. Ve la voglio far vedere perché è bellissima. Come al solito girate, il tappo e fuoriesce l'erogatore. È stupendo e qui sotto vi metto come al solito sempre i nomi esatti dei prodotti, le informazioni se le ho eccetera in modo che possiate guardarle e consultarle. A me no, a me piace così quando guardo i canali e i video degli altri. Il profumo è buonissimo, è un profumo floreale anche qua, abbastanza intenso, molto buono, che sa ripulito ed è estremamente femminile. Mi piace veramente tantissimo e quindi ve lo consiglio perché ha un profumo floreale ma che sa di pulito. Quindi se cercate il classico profumo che magari avete avvertito addosso qualcuno che quando passa lascia quella scia di buono, di pulito profumo che fa per voi e a me personalmente piace tantissimo in questo periodo. Come mi piace tantissimo il nuovo profumo di Dior, ve ne ho scritto anche sul blog, qui sotto vi lascio anche il link al post che avevo pubblicato ed è Miss Dior Blooming Bouquet. Era uscito già nel 2008 come edizione limitata e poi ovviamente alla fine del lancio era stato ritirato ed era rimasto solo in esclusiva vendita per il mercato asiatico e credo anche negli Stati Uniti, se non ricordo male. Finalmente si sono decisi a riproporlo alla vendita anche qui in Italia, però in esclusiva solamente in Rinascente a Milano, quindi mi scuso con tutte quelle che fra voi non hanno modo di venire in Rinascente a Milano, ma per chi avesse occasione di passare da questo store vi consiglio assolutamente di andarlo a sentire. Non c'entra niente con le note Cypre del gli altri Miss Dior che sono molto più vibranti, molto più vivaci, molto più da un certo punto di vista, anche essendo ovviamente delle note composte soprattutto da note verdi e da agrumi differenti se vogliamo. Per chi invece ama di più i profumi floreali, romantici, questo ha poi all'interno un'essenza di mandarino, la peonia che è un fiore veramente molto particolare e caratteristico, questo è il profumo secondo me migliore per chi vuole questa vena, questo accento particolare per quel che riguarda le fragranze. Passiamo invece come al solito ai prodotti bonus. Allora, il primo prodotto che voglio farvi vedere sono questi, li ho cercati veramente tantissimo qui in Italia perché non riuscivo a trovare da nessuna parte. E mi spiaceva, l'ultima volta che ho ordinato su Amazon in Inghilterra, non erano disponibili, quindi non ero riuscita ad ordinarla. Ve li faccio vedere, si chiamano Infoband e sono dei braccialettini in una sorta di plastica, perché non è un cartone, una carta che si rovina, una sorta di plastica anche impermeabile che non si strappa, non si taglia, eccetera. E sono nella versione bambina e ovviamente maschietto. Questi sono solamente due dei disegni. A cosa servono? Io li cercavo da tempo per sicurezza. Nel momento in cui voi vi recate in un luogo di villeggiatura, in un parco giochi o in un posto magari all'aperto in cui il bimbo può correre, sfuggirvi, siete distratte magari, eccetera. Quindi fate sempre attenzione ai bambini, mi raccomando, perché io è una cosa che tutte le volte mi lascia un po' perplessa, ma so che può succedere purtroppo di perdere il bambino. Quindi ho visto anche quando ero al parco giochi e parchi dei divertimenti tantissimi bimbi persi. Appunto informazioni. Questo è utile proprio per questo, quindi se il bambino dovesse perdersi, voi annotate il vostro nome, il vostro indirizzo e un numero di cellulare o di casa a cui farvi rintracciare in modo che il bambino non lo possa levare perché sono di sicurezza, quindi il bambino da solo non lo può slacciare. E possono però essere molto utili qualora qualcuno l'avesse ritrovato affinché possa quindi in questo modo chiamarvi, contattarvi e dire sì, il bambino è qui, vieni a riprendere, piuttosto che anche per quei bambini che soffrono di allergie o intolleranze, segnarlo al di sopra, va in una gita a scuola, qualsiasi cosa, segnare il bambino è celiaco, il bambino è allergico alle noccioline, eccetera, eccetera, in modo che rimanga come informazioni ben visibili a chiunque con i dati del bimbo e possa quindi essere d'aiuto. Io lo trovo comodissimo ed è sempre un qualcosa in più che può farvi sentire, se vogliamo, tranquille. Ovviamente non da tenere su tutti i giorni al bambino, ma solamente in quelle occasioni di vacanza, di gita, eccetera, in cui magari o non siete con lui oppure volete veramente avere la tranquillità, di avere un aiuto in più. Ecco, questo voglio dire.
L'altra cosa di cui anche questa vi ho parlato, soprattutto su Twitter devo dire, ma che voglio farvi vedere perché si avvicina al periodo dei viaggi e in generale perché può essere comodissima per tutte le neomamme o per chi vuole fare un regalo a chi ha un bimbo, è questo. Il marchio è Baby Move e questo in particolare è uno scalda biberon portatile da viaggio che non ha bisogno di corrente, di pile o altro, quindi trovo che sia geniale ed è riutilizzabile all'infinito. È fatto da questa sacca che è un materiale, fatto in un materiale di neoprene, quindi che tende anche a, non solo a proteggerlo ma a tenere la temperatura. Ha due automatici sul lato perché servono da maniglia per portarlo nel caso aveste bisogno o per attaccarlo al passeggino ad esempio. Si sganciano facilmente e all'interno ha questa sacca con cui poi vi farò magari delle foto migliori un po' sul blog. E all'interno c'è questa sacca che contiene un gel particolare. All'interno contiene questa placchetta di metallo che voi potete tra virgolette spezzare come e fa iniziare una reazione chimica all'interno del gel che si scalda velocissimamente, diventa abbastanza bollente devo dire. Lo mettete intorno al biberon con il latte, quindi lo fissate in questo modo e lo riprendete nella sacca, oppure non vi consiglio di tenere in mano perché ovviamente è veramente caldo, e scalda quindi il latte all'interno, quindi senza bisogno di null'altro. In questo modo potete facilissimamente scaldare il biberon di latte anche se siete fuori casa e non avete lo scalda biberon elettrico e non dovete chiedere di scaldarlo in microonde, di cuocerlo nel pentolino eccetera eccetera, e potete portarlo con voi. Mantiene il latte anche caldo e tiepido per diverso tempo, quindi devo dire che è veramente molto utile e a me piace particolarmente. La cosa che mi piace è che una volta che l'avete utilizzato e questo diciamo diventa più o meno rigido scaldandosi, lo ributtate nell'acqua bollente quando siete a casa eccetera e ritorna liquido e potete poi quindi riutilizzarlo una volta successiva sempre con lo stesso principio e così via all'infinito, quindi lo trovo comodissimo. Vi lascio sempre qui sotto anche il sito del rivenditore italiano in modo che possiate cercare poi voi un negozio che vende questi prodotti e che sia vicino alla zona in cui siete qualora vi interessassero. In ultimo voglio farvi vedere un oggetto che mi ha mandato la mia amica Linette, a cui mando un bacione e che saluto anche se so che in italiano non mi capisce, ma la saluto tantissimo e lei disegna e fa questi oggetti, quindi oltre a fare dei kit per le feste meravigliose di cui vi ho già parlato, vi metto il link qui, andate a vederla perché ha delle cose veramente strepitose ed è bravissima, che potete stampare, tagliare, fare in casa senza spendere quasi nulla per le feste dei vostri bambini e fare delle feste meravigliose. Fa anche questi timbrini e se avete un po' la passione della cucina, dei dolcetti eccetera, trovo che siano graziosissimi. Questo in particolare dice cucinato baked with love dalla cucina di Ilenia, quindi me l'ha personalizzato e potete personalizzarli anche voi, spero che si veda, ed è in realtà un timbrino ed è graziosissimo ad esempio per stampare sulla confezione quando avvolgete i vostri dolcetti da portare in regalo a qualcuno, piuttosto che potete attaccare alla vostra confezione di biscotti o alla torta eccetera un piccolo bigliettino con lo stampino e personalizzarlo e quindi rendere la confezione molto più graziosa. Quindi vi metto anche qui sotto il link di Linette perché veramente trovo che sia utilissimo e a me dispiace un po' che in Italia questa parte creativa sia un po' meno conosciuta, ci siano meno persone dedicate a queste cose. Trovate tanti spunti e secondo me, soprattutto se siete mamme e avete dei bambini, è una delle attività con cui potete divertirvi insieme e fare qualcosa l'uno per l'altro che ricorderete e che saranno veramente delle attività graziose da fare. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!